Amici telespettatori, sempre da questa magica, bellissima piazza di appunto Cava di Tirreni, che è sempre diventata magico teatro, cornice appunto di finali di Miss Italia. Ci siamo perché il primo grande protagonista, abbiamo detto, è Antonio Contaldo, che è l'agente unico del concorso di Miss Italia, ma abbiamo un altro grande protagonista questa sera. Insomma, ho parlato di serbatoi, ma questo è un serbatoio veramente di iniziative, di cose straordinarie. È uno stilista del capello, e qui con noi questa sera non poteva mancare perché ha organizzato la serata. E allora, col vostro applauso, ritorna sul palcoscenico, sulla passerella di Miss Italia, lui, Arturo Buono! E adesso... Artù, e adesso, dopo questa entrata così trionfale, possiamo anche andare a casa tutti. Ciao, grazie, arrivederci. Dico, nel senso che, mamma mia, no, tu sei un grande. Artù, ah, pure tu gli occhiali, no, pensavo fosse gli occhiali, no, questo è un bel, complimenti per, mamma mia. Senti, adesso ti lascio il microfono, però fai bene attenzione, non dimenticare di ringraziare nessuno, così se la prendono con te, no, che dice, no, ringrazio, vedi tu. Gestisci tu tutto, però in modo veloce, perché dobbiamo iniziare con la ragazza, 50 ragazze, finiremo con uno mattina del lunedì. Buonasera a tutti, ringrazio Cava dei Tirreni, è veramente una cosa bellissima per Cava, una platea molto bella, e ringrazio tutti voi, ringrazio Antonio Contaldo che mi dà questa opportunità di realizzare tutto questo. Ringrazio tutti i miei sponsor che hanno creduto in me anche in questa fase un po' particolare
a livello mondiale e siamo riusciti a portare una finale regionale a Cava dei Tirreni. Grazie a tutti i miei sponsor che veramente sono stati dei grandi e che mi hanno aiutato tanto. Ringrazio, diciamo così, tanti amici che veramente sono stati gentilissimi e responsabili come me ad affrontare un viaggio che 4 mesi fa non era neanche in programma. Quindi siamo stati bravi, siamo riusciti a portare un po' di allegria, un po' di sfizzata di dimenticanza della pandemia e di tutto quello che si sta succedendo nel mondo e a livello nazionale e internazionale. Ringrazio molti amici che sono qui presenti, che ringrazio di cuore, all'onorevole Franco Picarone, che veramente è una colonna portante della regione Campania. Ringrazio moltissimo questa persona che fa tanto per la Campania, ma veramente tanto. Cioè, io per parlare solo di un appuntamento, diciamo, di che vuoi dire, di un caffè, sono mesi che io telefono e non è possibile. Comunque io la ringrazio molto. Lui sarà qui con noi stasera, che lo vedremo sul palco dopo, perché abbiamo l'onore di premiare molte miss e anche amici. Io ringrazio veramente di cuore, non vi voglio prolungare molto. Ringrazio mani amiche che sono qui presenti, che danno una certa sicurezza. Ringrazio la Polizia di Stato, i vigili, c'è tutta l'istituzione della protezione civile. Ringrazio tutti, se dimentico qualcuno mi perdonate, perché sono molto emozionato a vedere tutte queste persone che hanno onorato questo spettacolo. Viene consegnata ad Arturo Buono per tutto quello che ha fatto per l'associazione, ha fatto tanto lui e viene premiato questa sera. Facciamo vedere, è un foulard, mamma mia che bello. Facciamo la foto, è un momento significativo. Grazie per quello che hai fatto per l'associazione, complimenti Arturo Buono, grazie all'associazione. Grazie mille, bocca al lupo, tu sei in giuria, vero? Ci vediamo dopo, ciao. Grazie Arturo, noi ci vediamo dopo, grazie. Cavaliere. I'm gonna go get the
got me wrong. Take my heart and make it strong, baby. You're simply the best. Oh, better than all the rest. Oh, per questo che ti sto aspettando, mai nessuna come te sa trovare i suoi perché, dimostrando quel sorriso pronto, conoscendo chi ti sta tentando. Respiriamo l'aria della vita, sei come il mare d'estate, non mi darò mai pace. Questa nostra storia infinita, sei tutto ciò che mi piace in questo mondo. Abbiamo due ragazze che si classificano al sesto posto e sono la numero 34, Lara Castaldi.
E la numero 19, Sofia Mele, al sesto posto. Ragazze, non male, su 50 ragazze al sesto posto è un ottimo risultato. Grazie ragazze, potete andare. E passiamo alla quinta classificata. La quinta classificata è la concorrente con il numero 6, Federica Gioiello. Perde ogni possibilità di vincere questa sera, ma ci sono ancora altre finali a disposizione. Quarta posizione. A un passo dalla vittoria, la numero 41, Alessia Todisco. Eccola qui che arriva. Aspettate, scusa, abbassa un po' che deve dire una cosa molto importante. Ascoltate, perché è la tripletta, cioè terza volta, quarta classificata. E vabbè, magari la prossima volta c'è, migliorerai, perché anche un quarto posto potrebbe servire per la finale di Miss Campania, per andare avanti, per raggiungere la semifinale nazionale. E siamo nell'Olimpo di Miss Italia. Benvenuti, benvenuti nella parte più bella, la Olimpiade della bellezza. L'Olimpo, medaglia di bronzo, medaglia d'argento, medaglia d'oro. Le tre ragazze che stanno per raggiungermi sono la numero 9, Paola Malfi. La numero 1, Cristina Palumbo. E la numero 44, Valentina Brusciano. Amici telespettatori, guardatele con attenzione. Chi tra le tre vincerà il titolo più importante, il titolo di Miss Costiera Amalfitana? Guardatele, una si sta per staccare dal gruppetto di testa. Tre ragazze in fuga, due mettono la freccia e vanno verso il traguardo finale, una purtroppo rimane indietro. È una volata due, è una volata tra Paola Malfi e Cristina Palumbo, e Valentina Brusciano è terza. Facciamo un applauso. È una volata a due per... facciamo un applauso a lei, che puoi andare, grazie mille. Mamma mia, chiamiamo qui sul palcoscenico per la premiazione Francesco Picarone, Arturo Buono, Luigi Auletta, e per Miluna Anna Maria Bisogno. Anna Maria Bisogno con il gioiello della Miluna che sta portando qui sul palcoscenico. Vai con il momento finale. Due belle ragazze, facciamo un applauso a tutte e due. Tenetevi strette, una più bella dell'altra, guardate, due visi stupendi. Una delle due diventerà questa sera la Miss Costiera Amalfitana 2022. Questa è una musica che ci accompagna in ogni nostra serata di Miss Italia. Come dico ogni sera, una musica che ha accompagnato il successo di tante ragazze. Ebbene, questa sera
una piazza gremita di persone, non dico tutta Cava dei Tirreni, ma quasi tutti gli abitanti sono qui, amici telespettatori, in questa piazza a festeggiare un nuovo titolo, il titolo di Miss Costiera Amalfitana. Due ragazze proiettate verso il traguardo, la numero uno Cristina Palumbo, la numero 9 Paola Amalfi, si sono staccate dal gruppo. È una volata vinta da una delle due con un colpo di reni, pochi punti di distacco tra le due, e la giuria questa sera di Cava dei Tirreni ha deciso che la vincitrice del titolo di Miss Costiera Amalfitana è la concorrente con il numero uno. Bocca al lupo a questa ragazza, che tu possa ritornare qui in Campania con il titolo di Miss Italia. Amici telespettatori, la più cordiale buonasera o buonanotte da parte di Erennio De Vita, grazie a tutta la città di Cava dei Tirreni che ci ha ospitato questa sera, e arrivederci alla prossima puntata di Miss Italia 2022. Ciao a tutti, ciao, buonanotte.